Beh, direi che una strada di campagna fra i cipressi è sufficiente per capire in quale regione ci troviamo oggi. Siamo in Toscana perché tra le campagne di Barberino del Mugello si nasconde un paese particolare. Bene, è anche il tempo di entrare in paese. Campo zero. Nonostante si trovi a soli 15 minuti dal casello autostradale, quindi non particolarmente isolato, Galliano è considerato da molti il paese più offline d'Italia. Il paese senza internet e cellulari. Eccola! Ciao ragazzi! Ciao, piacere! È piacere mio, ragazzi! Siamo appena arrivati, già ho notato campo, segnale zero. Questo vostro soprattutto posto. Se passi l'arco, entri dentro il corso, buco nero. Qui perché non prende? Perché siamo geograficamente messi un po' in una conca e quindi i ripetitori che ci sono non arrivano a portare un segnale nitido e chiaro anche all'interno del paese. Da quando esistono i telefoni qua non abbiamo mai visto la linea mobile, mai. Negli ultimi 20 anni i sistemi di comunicazione si sono evoluti alla velocità della luce, tanto che sarebbe impensabile tornare a vivere con le abitudini del tempo, a meno che tu non viva a Galliano. Il metodo alternativo all'uso dei cellulari se sei fuori casa è il metodo finestra, l'ho utilizzato. Esatto. Beh sì, si urla parecchio a Galliano. Caro! Stiamo per assistere a come si comunica, eccola! Lei lavora agli uffici? Però in questo periodo penso sia a casa. Ma penso anch'io. Credo abbia avuto anche lei problemi con la connessione, purtroppo. E ti cercano al telefono e non sei raggiungibile, è un po' imbarazzante, anche perché smart working bisogna essere reperibili. E io ho dato a tutti il fisso come reperibilità, però la gente si imbarazza, pensa di disturbarti a chiamarti al fisso in realtà. E quindi continuano a cercarti al cellulare, ma il cellulare è proprio zero. Nella recente intervista dice che il 98% degli abitanti di Galliano ha ancora il telefono fisso. Fa strano pensare che qui il telefono fisso sia effettivamente molto importante. E infatti l'altra pecca è questa, perché oltre a non avere il diritto di essere collegati con il resto del mondo, è anche il fatto di pagare per forza una bolletta del telefono molto salata. Si sta parlando di centinaia di euro ogni mese, no, perché ovviamente ci costringono ovviamente a tenere il telefono fisso. Ma le ragioni per cui questo paese non è interessante da un punto di vista delle grandi aziende telefoniche e di telecomunicazioni è che siamo 1500 persone, anche meno, e quindi l'investimento che loro dovrebbero fare per ampliare il segnale non vale la pena ed è una questione esclusivamente l'interesse economica, l'interesse. Che strano. Noi abbiamo tutti abbiamo un numero uguale, no? Cambiano solo le ultime 3 cifre. Quindi se vuoi comunicare con un'altra persona gli chiedi le ultime 3 cifre e lo chiami. Questo è bello. Dove lavori? Sei qui in paese? Io lavoro qui in paese. Io quando riparto la sera arrivo con la macchina lì un po' più avanti, mi prendi il segnale e mi ho 50 chiamate di persone che mi hanno cercato e che non mi hanno trovato. Da quando ci hanno messo la fibra pensavamo che fosse uno step in più e invece ha creato molti più problemi questa cosa. Ogni volta che pioveva andava via tutto, elettricità e linea wifi. Wow. Quindi capisci, è un po' un problema. Io penso ai ragazzi che hanno fatto la didattica a distanza, si sono trovati fuori dai giochi, insomma, non hanno potuto fare lezione. Mi senti? No ragazzi, è una roba assurda. Vedi, non fa nemmeno i WhatsApp, non so come fare a chiamarli. Provato addirittura il messaggio su WhatsApp, stiamo mandando il salvi, vediamo. Non parte. Fino a che non sono andata a scuola a Firenze in prima superiore, il cellulare a me non è mai servito a niente. Abbiamo l'onore di fare un giro in taxi alle cascate di Galliano col Pandino.
E come tutte le cose, si può guardare al problema da un'altra prospettiva. Il lato positivo, secondo me, che se si vuole vedere chi c'è in paese, bisogna andarci in paese. Uno va in paese e parla tra di sé, perché tanto il telefono non fa. Sicché uno non può nemmeno stare a guardare Facebook, Instagram e così via. E allora il paese prende vita, diciamo, perché uno va fuori anche per vedere chi c'è, che c'è a giro. La gente bisogna parlare tra di noi, inutile stare dietro a uno schermo. Il bello è parlare, anche per conoscersi, per tutto, per stare insieme, diciamo, ecco. Prima era lui che stavi cercando di chiamare, no? Era Joe, era sì, lui. Era okay. Lui, era Joe. Pronto? Oh, stiamo andando al Salvi a fare una ripresa. Ci aspetti? No, niente. Perché l'unica parola che ho sentito ho detto Salvi. Ho detto, lei va al Salvi. Allora sono andato al Salvi e bisogna ritrovare per la strada. E quindi si fa un po' così, un po'. Sì, guarda, ma se chiedi ai genitori, anche ai tuoi genitori, come facevano a darsi appuntamento. Se si dava un appuntamento in un punto e poi quello non arrivava, o tornavi a casa o lo aspettavi. E a Galliano funziona così. Galliano nacque intorno all'anno 1000 perché qui sorgeva una dei rami principali della famiglia Ubaldini, perché qui passava quella che è ancora attuale, era la via dell'Idea, la principale via di comunicazione tra Firenze e Bologna. Nel chiostro della chiave di San Bartolomeo, della chiesa di Galliano, è tradizione per i gallianesi fare un pranzo e le donne della parrocchia fanno per i paesani i tortelli musellani. Cioè ripieni di patate e con ragù semplice in questo caso, però vanno tantissimo anche ovviamente con ragù di cinghiale, quindi da provare. Mia zia camminando come facciamo adesso noi, facendo una passeggiata in tranquillità, e dei cani erano scappati da una recinzione a quanto pare e l'hanno aggredita. Okay. Lei non aveva linea mobile e ovviamente non è riuscita a chiamare nessuno che la venisse a soccorrere. Poi la zia se l'è cavata tranquillamente. Se l'è cavata, sì, okay. Sì, anche perché è una abbastanza coraggiosa, per fortuna aveva un ombrello, ha cercato di spaventarli in qualche modo e poi è andato tutto bene. Metodo gallianese. Con i corrieri, per dire, quando arriva i pacchi che magari uno non è in casa e ti chiama il corriere, tipo ti arriva la notifica la sera e ti aveva chiamato la mattina e te lo dici. E questi sono i lati negativi della quotidianità, diciamo. Venite in Toscana, l'istituzione ovviamente il macellaio. Andre, facciamo conoscere i ragazzi, guarda. Quali sono le cose un po' più tipiche della zona? Qui vedo tipica una finocchiona. La finocchiona, la soprassata e la bistecca alla fiorentina. E il POS invece funziona? Il POS è legato alla linea fissa, non funziona bene. Quindi se venite a Galliano con tanti, è meglio. Hai mai usato la scusa, tra virgolette, della mancanza di segnale per evitare della gente? A scuola una volta, che poi non sono andato, perché mi abbiamo chiamato, dice sì, no, domani poi si entrava prima, e non sono andato. Alla fine questo è il paese perfetto per la disintossicazione tecnologica. Sì, direi di sì, eh. Beh, diciamo il nostro punto forte, no? La nostra giornata a Galliano, senza mai ricevere una telefonata, un messaggio, senza mai controllare i social, è sembrata durare almeno il doppio di una giornata normale. Quindi grazie ai ragazzi per l'accoglienza e noi ci vediamo la prossima settimana.